Allora, senti un attimo. Praticamente dicono che la maledizione di Tutankhamon ha colpito tutti quelli che hanno aperto la sua tomba nel 1922. Carter, quando ci è entrato, ha trovato letteralmente quella scritta. Cioè, la scritta è nelle ali, bla 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 bla. Il primo a morire è stato il suo canarino che si era portato in Egitto. Sì, l'avevo sentito. Si era portato il canarino in Egitto, lui è crepato e lui ha detto, vabbè, coincidenza. Strano, coincidenza. Oh, nel giro di 20 anni, 24 persone che hanno aperto la tomba, morti! La maledizione diceva che colpisce chi avrebbe aperto la tomba del faraone. Ah, ok. Ho anche rubato qualcosa. Chi la profana, a prescindere, ci entri e fai qualcosa. E allora vedi? Se non sei un ladro, ma sei un archeologo che entri e prendi... Ma allora non erano ladri, Carter non era un ladro, era un archeologo. Lui appunto. È entrato lì perché è un archeologo. Ce l'hanno lanciata perché pensa che noi abbiamo rubato qualcosa. Pensano sì, quello. Aspetta. Ma non l'abbiamo fatto. Non abbiamo rubato niente. Quindi in teoria questa maledizione non ci fa niente, perché noi non abbiamo nulla. Nulla. Piuttosto mi viene da riflettere. Perché se ci hanno mandato questo foglietto con questa maledizione di Tutankhamon, come ha detto Gian, vuol dire che allora pensano che noi abbiamo qualcosa, questa reliquia, questa non so cosa, che appartiene allora a Tutankhamon. Ma raga, non ce l'ho. È chiaro, e sai cosa pensano? Che ce l'abbia lui. Sì, e pensano anche allora a questo punto che domani sera, quando dovrà andare dalle piramidi, lui gliela debba portare. E... allora raga, è un complotto, è un'imboscata, raga. Fatto è che non sappiamo cosa pensano che noi abbiamo. Bravo. Sì, è vero, almeno sapere che cosa cos'è, uno scettro, una spada, un copricapo, un oggetto. Esatto. Facciamo mente locale. Sì. Allora, Naima. Tra l'altro, io ho fatto anche mente locale questa notte su Naima. No, però aspetta, Naima, effettivamente. Perché, scusa, è Naima. Da quello che sappiamo, lei in teoria adesso è il capo di questa confraternita. Ma perché non lo è Tamir, visto che dovrebbe essere Tamir il capo di questa confraternita? Ci stava il fatto che quando lui era piccolino il padre e la madre sono mancati. Sì, avesse preso il posto. Avesse preso il posto Naima, perché ovviamente c'era Tamir. Scritto. Sì, esatto. Mm-hmm. Tamir era piccolo, aveva 14 anni. Sì. Ah, ok. Ma ora Tamir non ne ha più 14. Fa strano che muore il papà, lei prende il posto del fratello perché giustamente bisogna aspettare che diventi grande. Ma perché nel momento in cui è diventato grande lei non si è fatta da parte e ha lasciato Tamir a capo? Non è un caso, è della maledizione di Tutankhamon. Adesso ci pensavo, quando siamo andati al museo Naima e non sapeva ancora chi eravamo perché eravamo lì, ci ha detto subito: quest'anno un anno importante, il centenario della scoperta della tomba di Tutankhamon. Sì, era molto presa. Allora, facciamo una roba. Mm. Se richiamiamo noi, prenotiamo di nuovo con Naima. Ok. Lei non sarà tipo obbligata a rispondere ad alcune domande? Cioè, nel momento in cui si ritrova che ci siamo noi. Okay. Sì, è chiaro. E gli faremo altre domande, non è che può prendere e andarsene dall'altra parte. Sono d'accordo, è vero. Anche perché abbiamo scoperto altre cose adesso. L'altra volta poteva far finta di niente. Esatto. Ma mo che gli andiamo a dire: guarda, sappiamo della confraternita, sappiamo che a quanto pare a capo ci sei tu e prima c'era tuo papà. Una nazione, che cos'è che dice al tizio là alla festa? Una nazione, una famiglia, bla 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 bla. One team, one family. Gli diciamo: oh Naima, one team, one family. Che cacchio vuol dire? Sì, sputa il rospo. Ha ragione. No, ha ragione. Prenotare. Prenotare. Bravo. Prepariamoci bene delle domande da farle. Perché tanto il museo l'abbiamo visto, a me che me frega. Sì, ormai l'abbiamo visto. Sì, ma è ovvio, è solo proprio per prendere un contatto con lei. È un escamotage per avere un contatto con lei. Sì. Aspetta che provo a vedere già nel sito se va. Però raga, non c'è posto al museo. No, non è che non c'è posto. Mi dice che c'è posto anche domani. Ok. Però non c'è lei. Però sto provando a vedere. Magari è impegnata. Al massimo prova a chiamare. Raga, infatti non c'è un numero. O è impegnata per sempre sta donna. Raga, non c'è una volta che lei sia libera. Possibile. Dammi un attimo. Hello? No, chiamo un attimo, faccio prima. Sì, okay. Sì. Hi, do you speak English? Italian? Ok, salve. Ascolti, io chiamo perché vorrei prenotare una visita per 4 persone al museo. E ok, domani? Sì, però io vorrei prenotare la visita con una guida specifica, che è Naima Gamal. Bravo. Ah,
Ah, ok. Sono sparita. È ok se la richiamo un attimo. Ma sarà proprio occupata. Ma cosa è successo? Non sarà occupata. Ok, la richiamo subito. Cosa? Raga, Naima non lavora più al museo. Letteralmente gli ho detto che posso prenotare con Naima e mi fanno: non lavoro più al museo, raga, sono sotto shock. Ma scusami, ma siamo andati da lei ieri. Infatti. Ma ieri eravamo lì. Raga, per quello non ce la posso, sta qua non lavora più. Questa qua ha preso, c'ha il contratto, è andata via. Raga, ha preso e ha detto addios al museo. Gli ho chiesto: ma cos'è successo? Raga, ah, io sono andato fuori di testa. Aspetta, che sta venendo un flash allucinante, raga. Questa reliquia. Ok. Non sappiamo da dove è stata rubata. Cioè, per quanto ne sappiamo, potrebbe essere stata rubata anche dal museo. Sì. E se lei si fosse fatta assumere a lavorare al museo per controllare le... Questa avete roba. Visto, ci siamo stati al museo, quanta roba c'è nella sezione di Tutankhamon. Quindi la tua teoria è che lei in realtà, oltre a fare la guida, era a tutela dei beni di Tutankhamon. Sì, sì, sì. Vado a brividi, sì, proprio brividi, perché, brividi. Scusami, non ha senso. Se okay. Lei è a capo di una confraternita, vuol dire che il suo lavoro ce l'ha, sì. È quello. Allora sì. Rispondimi ancora a questa domanda. Aspetta, dove... Aspetta. Lei ha parlato di qualcosa durante il coso lì, durante il tour. Ha detto che... Allora, il tour è stato ieri, quindi in teoria è oggi. Di fare la cerimonia di ex faraone. Questo mio dovere come un faraone. Ha detto che facevano un rituale cerimonia per il centenario. In onore di... E non è che è là? A Luxor. Alla Valle d'Ere. Non volete farmi prendere un altro aereo per cercare sta gente? Ok, ho preso i biglietti. Ora, per andare alla tomba di Tutankhamon dobbiamo prendere per forza il trenino. Oh, ok. O uno di questi camioncini. Va bene. E speriamo di trovarlo a sto punto. Okay. O di trovare qualcosa lì dentro. Perché cioè, sto andando alla Valle del Re. Ci pensi quanti anni ha questo posto, quante persone sono passate? Cioè, considera che gli schiavi facevano ogni volta la strada da Luxor alla Valle dei Re per venire qua a scavare. Il nome originale della Valle dei Re era Ta Iset Maat, il luogo della verità. Ma vuol dire che forse scopriamo qualcosa qua? Me lo auguro, ecco perché forse fanno quella cerimonia oggi. Ta Iset Maat, hai capito? Il luogo della verità. C'è il collegamento alla Dea Maat, c'è il collegamento stupido a Tutankhamon e probabilmente a quello che riguarda Naima e Tamir. Oh mio Dio. Speriamo che sia ancora qua Naima. Vestiti per andare nelle tombe al tempo. Qui è quando li hanno scoperti per la prima volta. Cante. Guarda. Ce ne dovrebbe essere tipo una cinquantina, credo, qua di tombe, perché è una vera e propria necropoli. Tutti i tesori di Tutankhamon. Comunque, a prescindere da tutto, lo so che sarà difficile, ma teniamo gli occhi aperti, sì. Se per caso qualcuno vede Naima, se qualcuno scopre che stanno facendo qualche strana cerimonia da qualche parte, eccetera, eccetera. Cioè, io posso anche chiedere informazioni in giro, adesso sono un po' spaesato. No, certo. È pieno anche di turisti. No, è proprio pieno. Sicuramente, vabbè, staremo con gli occhi più attenti.
noi dovremmo stare molto attenti quando ci avviciniamo alla, alla tomba di Tutankhamon. Okay. Guarda un po' dov'è. Tutankhamon è la KV62. Eccola qua. E noi siamo qui, quindi basta continuare la strada in questa maniera e arriveremo qui a questo angolo. E se tutto quanto va bene troveremo lì Naima o dei resti. Lo spero. Ci saranno 40 gradi e quelli là erano giacca e cravatta a tirare fuori gli oggetti della tomba di Tutankhamon. Non so come abbiano fatto. Io non so, te lo giuro. Tra l'altro ho sentito una guida prima che diceva che hanno fatto qui le tombe, anche perché la montagna è a forma di piramide. E quindi hanno mantenuto, è vero! Hanno mantenuto la tradizione ma la sicurezza, perché sono andati a a costruirla dentro. Certo. In profondità. Fagheli, guarda, mi è salito un brivido. La sua mummia è ancora lì dentro, raga. C'è poca gente però dentro questa tomba. Fatto dove c'è più gente, però. Guarda, la numero 62. Wow, è un Credo avremo un po' di difficoltà. Ah no, c'è gente. No. Controlliamo, perché se è qua già. Ok, thank you. Oh mio Dio. Ragazzi. Emozioni, via. Si scende. Ok. Naima, ascolta, è arrivato forse il momento che tu ci dica qualcosa. Cosa vuoi sapere? Naima, vogliamo sapere tutto quanto. Senti, quello di Tanerto ha detto tutto. Lui sta scavando nella tomba di Tutankhamon, poi lui è andato in Italia. Io non so niente. Ma di che manufatto si tratta? Che me ne frega a me del manufatto. Senti, noi siamo amici di Tamir. Io voglio trovare Tamir. A me del manufatto non so neanche cosa sia. Non ho la minima idea. Io voglio trovare Tamir e basta. Quel manufatto non ce l'abbiamo noi. Non so nemmeno cosa sia. È questo che voglio far capire. Io non ce l'ho. Bravo. Esatto, non so questa cosa. È questa cosa che sembra. Cioè, noi non abbiamo niente. Nulla. Nessuno, non ti credervi che siete venuti qui per invito di Tamir. Ma io sono amico di Tamir, l'invito me l'ha dato lui. Cioè, non è che gliel'ho rubato, questo è il motivo. Ma giustamente lei non lo sa. No. Posso capire il fatto che lei non ci crede. Cioè, noi ci siamo presentati con una cosa che aveva Tamir. Esatto. Ma noi non sappiamo... crederci. Fidati, noi non sappiamo nemmeno come è fatto Tamir. Non possiamo centrare niente con questa storia. Fidati, noi, Tamir, non lo conosciamo. Lui lo conosce. Noi non sappiamo nemmeno come sia fatto. Non l'abbiamo mai visto. Non so come sia, non so chi sia, non ci ho mai parlato. Allora, perché porti il braccialetto di Tamir? Cosa? Che braccialetto? Dove l'hai trovato quella roba lì? Il braccialetto di Tamir? Perché il braccialetto? È il braccialetto di Tamir. Dove l'hai preso questo qua? David, dove l'hai presa sta roba? Cioè, no, non lo so, nel senso, aspetta, sono un attimino scoperto. Che cazzo è che hai preso sta roba? Perché è un bracciale che è del tizio che abbia scomparso?
Io. Allora, io me ne vado, ci vediamo alle piramidi. Cioè. Aspetta, Ima, aspetta, aspetta. Dove l'hai preso sto braccialetto? Dove l'hai preso sto raga, braccialetto? Raga, ma io sto braccialetto. Io te l'ho visto dal primo giorno quel braccialetto. Esatto, anche io. Raga, vero? raga, aspetta, sono sto male, sono sconvolta. Io questo braccialetto l'ho trovato in casa nostra. No, Gian, no, aspetta. Io questo bracciale l'ho preso in casa. In casa nostra. Era per terra. La prima sera, mi sembra, che siamo arrivati. Sono passati tanti giorni, adesso non mi ricordo più. La prima sera che siamo arrivati io ho pestato qualcosa per terra. Era un braccialetto. Io me lo sono messo al polso. È stato casa nostra, raga. Poi tu mi hai interrotto. Non so che cacchio avevi quella sera. Non mi ricordo più. Comunque, io l'ho preso lì. Non ho rubato niente a nessuno, te lo giuro. Cioè, io non ho... Ma che ce n'è addosso sta roba? Ma da quando sono arrivata? Io pensavo l'avesse preso a casa. Raga, è semplice. Se questo bracciale appartiene a Tamir e lei l'ha trovato in casa nostra, Tamir era vuol dire che Tamir era a casa per di lì, cioè è inutile tanto tirarsela. Oppure ha a che fare col proprietario di casa nostra? Perché io non ho rubato niente a nessuno. L'ho trovato sul pavimento, non so perché me lo sono messo. Okay, me lo ora, sono provato. Ora poi che tu facciamo? Mi hai interrotto. Non lo so. Raga, qua non ci crede più nessuno. Non ci crederà nessuno. Per forza, come fai? Raga, comunque Neymar non c'è comunque risposto. Di che manufatto si tratta? No, non ce lo voleva dire. No, è palese, ma sai perché? Perché non ci credono? Perché ci stanno prendendo come degli impostori. Hai capito? È quello. Però è qualcosa che ha a che fare con la tomba di Tutankhamon. Sì. E adesso qua siamo nella tomba di Tutankhamon. E cosa vuoi fare allora? Non è che la risposta è proprio fisicamente sotto di noi. Magari c'è scritto qualcosa? Torniamo dentro, per favore, un attimo. Ok. Torniamo.